Ciao ragazzi, e siamo su Green Hell oggi e siamo al ben terzo episodio. Oggi vedremo di costruirci un rifugio o una piccola capanna. Adesso vediamo un po' quello che possiamo fare e vediamo una piccola guida come iniziare a farlo. Quindi, come prima cosa da fare è quella di raccogliere le pietruzze o piccole pietre. Da una pietra grande possiamo in questo modo lavorarla e far uscire altre piccole pietre. Quindi lavoriamo e abbiamo, vedete, delle piccole pietre. Quindi possiamo prendere sia le piccole che poi lavorare con le grandi e ottenere altre piccole pietre. Allora, inizieremo a costruirci un rifugio piccolo, giusto per iniziare e capire come dobbiamo avanzare e cosa consiste il lavoro. Quindi facciamo in questa maniera e vedete che è rosso, quindi significa quando è rosso che non lo possiamo posizionare in quella determinata posizione. Quindi andremo a metterlo qua, che è praticamente bianco. Quindi avvicinandoci ci dovrebbe dare gli ingredienti che serviranno per farlo. Quindi ci servirà due tronchi. Quindi andiamo a procurarceli. Dunque, abbiamo trovato anche un cocco verde. Non so se sarà possibile, magari eventualmente mangiarlo, però boh, portiamolo giù. Dopo aver raccolto un po' di pietre, raccolgo anche un po' di bastoni che trovo sempre qua per terra. Ce n'è abbastanza, quindi anche pietra, tutto quello che c'è che mi fa vedere bianco. E qua sulla destra, come potete notare, mi fa vedere cosa raccogliete, quindi è abbastanza comodo. Non dovete aprire ogni volta l'inventario, quindi. Allora, a questo punto dovremmo essere in grado di costruire la nostra piccola ascia che dovrebbe aiutarci a raccogliere la legna. Quindi facciamo tasto C, andiamo poi in Crea. Qui mettiamo una pietra su questo qui, è il nostro bancone virtuale e andiamo a cercarci i nostri rami, eccoli qua, i nostri bastoni, cioè che avevamo selezionato. Come potete vedere è spuntato fuori qua ascia di pietra e quindi la possiamo creare. Quindi abbiamo il primo utensile. Dunque, se adesso vado a utilizzare questa piccola ascia su un tronchetto, mi compare ascia più 1, evidentemente forse si va a livellare anche lo strumento. Non lo so perché non ci ho mai giocato, adesso andremo a fare. Sta diventando buio, dunque metteremo qua il nostro tronco e lo andremo poi a dividere. Vediamo se riusciamo a dividerlo con questa scelta, spero di no. Non è come macete, forse non funziona. Ah sì, vabbè, la divisi in due bastoni, ok. Vediamo se possiamo anche aprire il cocco. Allora, possiamo bere dal cocco, quindi beviamoci un po' di cocco che ci dà almeno un po' d'acqua. Quindi a che punto siamo? Qui abbiamo anche bisogno di mangiare. Vediamo se però oltre a bere possiamo anche mangiare. Crea, prendi. Lavora, distruggi. Lavora che significa? Ah, forse lo possiamo aprire. Ok, abbiamo trovato la polpa di noce di cocco. Quindi nel nostro taccuino abbiamo scritto tutto. Abbiamo scritto che possiamo fare la lama di pietra con due pietre piccole e l'ascia di pietra che abbiamo appena scoperta. Quindi purtroppo qui funziona che dobbiamo proprio scoprire gli oggetti e dopo ce li segna, non al contrario. All'interno del nostro inventario abbiamo la nostra noce di cocco. Vediamo se possiamo mangiarla, magari. Si deteriora tra un giorno e 23 ore. Ok, la possiamo mangiare. Almeno abbiamo aumentato un po' i carboidrati e i grassi. Allora, dunque, c'è da dire che sempre con l'ascia si consuma in una velocità estrema. Comunque, dopo un po' ho fatto un po' di alberelli di questo genere e finalmente mi ha dato il suo benedetto tronco, perché non me lo dava mai, mi dava soltanto i bastoni. Quindi il tronco dovrei riuscire a metterlo qui dentro. L'ho messo? Sì, quando lo mettete vedete che
si vede come un tronco reale, che il resto è bianco. Quindi dobbiamo trovare un secondo, andremo sempre a picconare, cioè picconare, a tagliare gli alberi, questi piccolini diciamo più sottili. Adesso è notte, poi non si vede più il tubo, comunque dovrebbe darci poi i tronchi. Eccolo qua uno, per esempio. Bello facile. Andiamo a pescare il punto. Ok. Speriamo ci dà il tronco. Bastone lungo, bastone lungo. Non ce l'ha dato. Vabbè, adesso lo cerchiamo. Allora, per ottenere praticamente i tronchi, tocca prendere gli alberi non troppo magri, ma diciamo quelli intermedi, perché quelli grandi mi sa che si rompe, sono troppo duri da buttare giù, quindi si rompe poi la nostra ascia, che è un'ascia così, fatta così. Ecco il secondo. Adesso ci chiede dei bastoni lunghi, che in teoria dovrei averli, ma sempre andando a tagliare alberi, mettiamo il nostro primo bastone lungo e ce ne vogliono poi 6. Adesso ce li procuriamo. Quindi andando a distruggere il tronco, possiamo ottenere dei bastoni lunghi. Qua è un po' tutto spacca e ottieni, quindi ne servono ancora, credo, un paio. A questo punto posso inserire l'ultimo bastone. E ok, mi dice che serve la corda. La corda l'avevamo visto che praticamente uno l'ho messa. La trovavamo come diana, sotto forma di diana attaccata agli alberi, quindi adesso la vado a cercare con calma. Tanto sta venendo anche un po' giorno, quindi si vedrà un po' di più. Dunque, solitamente ci sono questi alberi abbastanza grandi con tutta l'edra attaccata e qui ci stanno un po' di liane, quindi prendiamo, serve quella nostra corda, quindi ne prendiamo un po' finché ce lo dà questo e poi andremo a cercare dell'altra. Di solito ne danno 3 per tronco. Vediamo se ne dà magari un quarto, no, 3. Andiamo a inserire le altre corde, ce ne serviranno ancora purtroppo, non è facile tantissimo trovarle e tocca sempre selezionare qua la parte verde, che è un po' complesso. Potevano fare che magari semplicemente ci si poteva avvicinare. Allora, mettiamo questa e non ne ho più. Ok ragazzi, siamo immobili perché qua mentre stavamo raccogliendo la corda ci è spuntato fuori un bel serpente a sonagli. Cerchiamo di evitarlo, non ci manca solo che ci morda. Ah, qua c'è un frutto sconosciuto. Prendiamo tutto quello che c'è di possibile da mangiare. E ancora dobbiamo trovare la nostra liana, dovrebbe essere qua. Ma il serpente dov'è che stava? Aiuto, aiuto, aiuto. Vabbè, dovremmo averne abbastanza. Qui prendiamo l'ultima e ce ne torniamo poi all'accampamento. Andiamo a inserire le ultime corde. Qua come faccio ad arrivarci? Non ci arrivo, l'ultima corda, dobbiamo fare il giro, mi sa di là. Ok, adesso ci chiede la foglia di palma. 26 foglie di palma, tantissime. Vabbè, comunque era pieno qua. Dopo ho dovuto ribere l'acqua marcia, diciamo, che era qua. Questo fiumiciatolo che abbiamo qui e purtroppo abbiamo preso i parassiti. Vediamo se c'è qualcosa per poter. Bisogna stare anche attenti, ci dice alle sanguisughe. Bisogna stare attenti perché ci può dare dei problemi. Come potete vedere, qua ho i parassiti. Quindi dice la cura non è conosciuta, vabbè, per le cose, ma per i parassiti non c'è scritto nulla. Vabbè, poi cercheremo, vedremo se troviamo qualcosa. Intanto procediamo con la. Ah, intanto ho fatto anche una bella dormita perché ero veramente stanchissimo, quindi ho fatto un giorno di sonno e quindi mi è aumentata la stamina. Cos'è questo rumore? Dunque, mi è spuntata fuori qua una banana. Prendiamole, non so se c'erano anche prima, mi pare di no, però bene, quindi possiamo mangiare anche queste banane. Allora, foglie, ah no, erano le foglie di palma che ci servivano, non sono queste, ma ci dovrebbero essere parecchie qua che le avevo buttate giù le mie. Queste sono banane, quindi aspettiamo che magari spuntino, magari, eccole, sono un po' acerbe, ma sempre meglio che niente. Le abbiamo prese e ora cerchiamo le nostre foglie. Questa non è la palma?
Forse non è una palma. Allora, vediamo un po', quelle piancelle piccolette, ma forse sono sparite perché le avevo tagliate parecchie. Ok, ci vediamo dopo. Sono riuscita a trovare delle foglie di palme, ne sono riuscita a prendere ben 6 per volta, quindi dovremmo andare a mettere qui a questo punto. Dovremmo semplicemente procedere in questa maniera. Questa è la nostra alberella di palme. Vabbè, ho fatto un po' di confusione. Allora, cominciamo a raccogliere. Più di 6 purtroppo non te le fa prendere per volta. Quindi quelle che ti fa prendere si prendono e poi si dovrà tornare indietro a prendere le altre. Dovrebbe esserci un'altra. Eccola qua, la sesta. Ok, andiamo a metterle là. Andiamo a mettere a questo punto l'ultima foglia di palma. Ok. E adesso mi chiede ancora, perché ancora dei bastoni lunghi? Altri 2 bastoni lunghi. Li avevo seminati in giro. Allora ragazzi, ho inserito l'ultimo bastone, quindi a questo punto finalmente, dopo aver fatto questo piccolo rifugio, questa piccola capanna, possiamo salvare la nostra partita. Quindi è una cosa molto importante da fare. Poi ho raccolto un po' di cibo qui intorno, tipo banane, frutta, ci sono anche dei funghi, per fortuna non erano dei funghi velenosi e quindi adesso mi sto un po' messa a mangiare, insomma, ho bisogno di carboidrati. Però la frutta, la verdura e i carboidrati non andranno. No, scusatemi, i carboidrati, le proteine che sono quelle rosse, i carboidrati sono quelli gialli, infatti mi hanno dato carboidrati e dovrò ammazzare magari qualche animale, ma per ora ho visto solo quel serpente. Per oggi è tutto, fine di questo terzo episodio. Mi raccomando, mettete un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale perché seguiranno altri video su questo survival. E condividete questo video naturalmente con i vostri amici o sui social. Ciao e alla prossima!